Da quando sono in consiglio ho anche dato un titolo all'intervento che vado a fare. E l'ho titolato Noi e voi. Noi e voi, visione democratica, magari anche partecipata, e visione, secondo noi, autoritaria. Allora, ci sono persone, diciamo così, questo è un preambolo, cittadini che pensano che all'esercizio del voto come una perdita di tempo, o peggio un'inutilità. Quei cittadini non vanno a votare e sono alleati inconsapevoli dell'autoritarismo, perché la loro assenza dalle urne ha contribuito a dare spazio a chi pensa proprio che il voto sia inutile, se non addirittura dannoso all'esercizio del potere. Poi ci sono persone, cittadini, che pensano all'esercizio del voto come una firma di delega in bianco. Io, cittadino, con il mio voto delego te, candidato eventualmente eletto, a rappresentare me in tutto e per tutto. Fai quello che credi, ci rivediamo tra 5 anni. Quelli sono i cittadini che non votano persone come noi. Ci sono persone, cittadini, che pensano all'esercizio del voto come una delega alla rappresentanza degli stessi nelle istituzioni. Io, cittadino, delego te, candidato eventualmente eletto, a rappresentarmi, perché hai presentato un programma in linea con il mio pensiero, col mio modo di vedere e sperare nel futuro. Sarai il mio portavoce e mi renderai partecipe e parte attiva delle decisioni che prenderai durante il tuo mandato di rappresentanza, soprattutto quando dovrai decidere su argomenti che non avevi previsto nel programma elettorale. Bene, questi sono i cittadini che votano persone come noi. L'argomento oggetto di questo punto all'ordine del giorno è il bilancio. E su questo tema, davvero importante, perché stiamo parlando di soldi nostri, intendo soldi di cittadini di Mestrino, abbiamo la perfetta rappresentazione delle modalità diverse di gestione del potere, della gestione della rappresentanza politica nelle istituzioni. Noi e voi. Noi, qualora fossimo stati alla guida di Mestrino, avremmo gestito questo punto all'ordine del giorno in modo del tutto alternativo, diametralmente diverso da voi. Noi in questo Consiglio Comunale abbiamo, diversi mesi fa, proposto una mozione. Si chiamava il bilancio partecipativo. Voi avete detto no. Noi avremmo reso partecipi le liste di minoranza delle scelte politiche riguardanti il bilancio, ripeto, riguardanti i nostri soldi. Soldi che provengono dalle nostre tasche, dal nostro lavoro, dai nostri risparmi, dalle nostre proprietà immobiliari, dai nostri sacrifici o dai sacrifici dei nostri genitori. Avremmo reso partecipi le liste di minoranza con l'opportuna e sacrosanta commissione bilancio. Un luogo dove democraticamente più persone con più professionalità e sensibilità avrebbero potuto scambiare libere opinioni e confrontarsi sul come spendere meglio e bene i soldi dei residenti di Mestrino. Noi avremmo reso partecipi i cittadini. Avremmo chiesto loro idee, pareri, progetti, reso disponibile una fetta del bilancio proprio dedicata alla realizzazione di proposte provenienti dalla cittadinanza. Avremmo fatto diventare realtà il bilancio partecipato. Sogni possibili e realizzabili? Sì. La commissione bilancio c'è praticamente in quasi tutti i comuni. Sogni possibili e realizzabili? Sì. Il bilancio partecipato è realtà in amministrazioni che hanno scelto il rendere importante il cittadino. A Mira il percorso del bilancio partecipato si è appena concluso. Incontri con i cittadini nelle sale comunali, progetti di cittadini votati, migliaia di persone che hanno espresso il loro parere. Qualcuno penserà, uffa, così si perde un sacco di tempo, commissioni, incontri con i cittadini, addirittura voti. È vero, questo percorso è più lungo, più impervio, ma questa è la democrazia, è il governo del popolo, è, secondo noi, come si deve operare la gestione della cosa pubblica, che non ha nulla a che vedere con la gestione di un'impresa artigianale dove c'è il titolare che decide tutto lui, magari insieme al suo socio se ce l'ha. E se dovessi dipingerla questa gestione democratica, gli darei tutti i colori dell'arcobaleno. Può non piacere, a me piace, a noi piace. Voi come avete gestito il bilancio?
come sempre, almeno in questi 3 anni. O forse questa volta ancora peggio. Voi non volete la commissione bilancio. Voi non volete incontrare i cittadini in assemblee pubbliche con tema il bilancio. Voi non volete il bilancio partecipativo. Voi avete sempre sostenuto che la riunione capogruppo è sostitutiva della commissione bilancio. Ma nella riunione capogruppo, prima l'assessore bilancio si presentava per dire poco o nulla, ora nemmeno più si presenta. Voi ci date il bilancio a pacchetto chiuso, un malloppo di centinaia di pagine e migliaia di numeri 15 giorni prima del Consiglio. Voi siete la lista dei no. Qualcuno penserà, già però questo sistema, quello che è il vostro sistema, è molto più veloce del nostro ed è pure più semplice. Vero, è più veloce. Ma questo sistema non è la democrazia, è l'autoritarismo, è il comando mi e basta. È la gestione di quell'attività artigianale che citavo prima, del Paron e del suo socio. Ripeto, del Paron. Ma voi siete padroni? Non mi risulta. E se dovessi dipingerla questa gestione autoritaria, gli darei un colore. Un solo colore. Il nero. Può piacere, certo, può piacere. A me non piace. A noi non piace. Ma c'è un paradosso nel nostro noi e nel nostro voi. Quando c'è da decidere a chi dare i soldi dei cittadini, allora le cose si capovolgono. Noi diventiamo il buon imprenditore, che se deve comprare, pagare un servizio molto costoso e importante, se fa bene il suo lavoro, chiama più fornitori, gli spiega cosa vuole, chiede preventivi, una volta ricevuti li confronta, valuta qualità e prezzi offerti e decide. Noi abbiamo scritto questo nel nostro programma e avremmo fatto così. Voi invece come operate? Per il servizio trasporto rifiuti voi affidate direttamente la gestione, nessun confronto con il mercato, nessun preventivo concorrenziale. Voi in questo caso diventate perfetti attori di una recita, di una sceneggiata, di un dramma ben conosciuto, di un sistema di gestione della cosa pubblica che chi la pensa come noi vuole sconfiggere, abbattere. Voi e noi, dicevo all'inizio, voi e noi. Dico anche alla fine, perché ci sono arrivato di questo intervento. Voi e noi, così diversi, così profondamente diversi, così per quanto ci riguarda orgogliosamente diversi. Charles Evans Hughes diceva, quando perdiamo il diritto di essere differenti, perdiamo il privilegio di essere liberi. E se lo pensava un americano membro dello stesso partito che nei giorni nostri, che a novembre vedrà candidato alla presidenza degli Stati Uniti un tipo come Donald Trump, beh, ritengo che con un leggero sforzo questo pensiero possa essere condiviso anche da voi, o almeno quasi tutti voi. La democrazia rende libere le diversità, l'autoritarismo censura le diversità. Non fate di tutto per opprimere le diversità, un giorno potrebbe capitare anche a voi di essere minoranza. E allora l'appropriato al tema, pensiero cristiano, non fare mai agli altri quello, pensiero e cultura cristiana alla quale qualcuno di voi sembra far riferimento ed avere come faro, quel pensiero dovrebbe emergere, quasi urlare in mezzo ai vostri tanti altri pensieri. Rifletteteci, so che ne siete capaci, almeno qualcuno di voi sono certo che lo è. Noi e voi. Pronomi, parole di 3 lettere. Come 3 lettere hanno anche le parole mai e poi. Oggi sul bilancio, ma temo anche in molte altre cose, noi non saremo mai e poi mai come voi. Grazie consigliere Pinton. Se non ci sono altri interventi. Dichiarazione di voto. Gruppo di maggioranza a favore. La vostra visione strategica e a seguire la visione operativa non trova la nostra soddisfazione. Vivi Mestrino vota contrario. Riassumo quanto ho detto poco fa in dichiarazione di voti. In voto. Noi siamo quelli che hanno proposto l'anno scorso il bilancio partecipativo, ovvero rendere partecipi i cittadini delle scelte economiche di chi governa il Paese. Voi l'avete bocciato, siete stati contrari. Noi siamo quelli che vorremmo la commissione bilancio, ovvero una riunione specifica dove i consiglieri comunali di tutte le liste o partiti, eletti in consiglio, partecipano e contribuiscono
alla redazione del bilancio. Voi siete contrari, non la volete. Noi veniamo nella riunione capogruppo convinti che le vostre affermazioni abbiano senso e non siano semplicemente delle prese in giro. Parlavate di capogruppo sostitutiva delle commissioni, ma alla capogruppo l'assessore non viene e non è sostitutiva di un bel niente. Voi siete contrari anche a questo. Noi abbiamo proposto una mozione diversi mesi fa che avrebbe reso obbligatori incontri tra amministrazione e cittadini col fine di informarli sulle vostre scelte. In moltissimi comuni si fanno questi incontri, moltissimi comuni in generale, moltissimi comuni anche confinanti con Mestrino. Voi l'avete bocciata, siete contrari anche a questo. In questo Consiglio Comunale si approva il bilancio e sino a 5 minuti prima dall'inizio dello stesso eravamo noi non eravamo nemmeno sicuri che si svolgesse questo consiglio. Parafrasando le dichiarazioni alla stampa elegantissime come quasi tutte quelle del sindaco, anche i paracarri stavolta si sarebbero sbagliati. Voi, secondo il nostro parere, perpetrate un'offesa all'informazione libera e alla condivisione con la cittadinanza che evidentemente voi considerate volgo, serva. Lo dicevo prima, lo dico adesso. Noi non saremo mai e poi mai come voi. Noi siamo fermamente contrari al vostro bilancio. Ma siccome voi oggi siete ancora più autoritari, noi oggi non diremo solo no, ma non parteciperemo nemmeno al voto. Il nostro no quindi è ancora più forte. Non saremo mai né complici né spettatori di questo scempio della democrazia. Il Movimento 5 Stelle non partecipa al voto. Grazie consigliere Pinto. Votazione. Voti a favore? Contrari? Il consiglio approva. Immediata eseguibilità. Non ci sono astenuti. Immediata eseguibilità, voti a favore? Contrari? Il consiglio approva.